Oggi l'Università di Foggia ha aperto le porte al nuovo anno accademico. L'inaugurazione dell'anno 2016-2017 si è tenuta questa mattina nell'Aula Magna in via Caggese. Tra le autorità civili, militari e religiose la presenza di uno degli scrittori più amati della letteratura contemporanea, lo scrittore Niccolò Ammaniti, al quale l'Università di Foggia ha voluto conferire una laurea honoris causa in filologia, letteratura e storia. Ho passato tanti anni cercando di laurearmi da giovane, poi ho lasciato per fare lo scrittore e dopo adesso a 50 anni ricevere una laurea è un momento di grande emozione. Poi è una laurea che ha più a che fare col mio lavoro rispetto a quello che facevo prima perché ero biologo, quindi molta emozione. Particolare il legame tra Ammaniti e la Capitanata perché proprio le campagne Down sono state l'ambientazione di uno dei testi di grande successo, Io non ho paura. È stata strana questo incontro con Foggia, io è stata forse la più grande ispirazione che ho avuto, quella di passare qui intorno e che mi ha... Così poi ha prodotto forse il romanzo che ha avuto più successo, quindi felice di essere di nuovo da queste parti. Il neodottore Ammaniti ha dato anche il suo punto di vista sullo stato attuale della letteratura nello scenario italiano. Il problema in generale è la lettura che non funziona, la gente legge meno, però nel complesso diciamo, gli autori italiani mi sembra che negli ultimi anni sono tornati a interessare molto i lettori, quindi bene.